Continua a perdere pezzi il Pescara a due giorni dal posticipo del Curi contro il Perugia. Nella seduta odierna pomeridiana infatti si è fermato il portiere Vincenzo Fiorillo, per lui una elongazione muscolare la cui entità è da stabilire. Dunque l'estremo biancazzurro con tutta probabilità salterà a Perugia e rischia di stare fermo anche per i successivi impegni. Al Curi dovrebbe toccare dunque Adelan Castrati, il quale disputerà la seconda partita in campionato dopo il debutto col Livorno la seconda giornata. Lavoro differenziato per Antonio Balzano e Ledian Memushai, oltre che Frank Canutè. Molto difficile il recupero per Balzano, che già dalla scorsa settimana era alle prese con una fastidiosa lombalgia che ne aveva messo in dubbio la presenza con l'Ascoli, problema che si è riproposto anche in questa settimana. Pronto per la sostituzione c'è Matteo Ciofani, mentre in mediana Melegoni più di Crecco è l'alternativa principale in caso di defezione di Memushai. Il centrocampista albanese sarà monitorato domani in sede di rifinitura. Solo terapie oggi per Mirko Antonucci, improbabile il suo recupero dalla lieve distorsione ad un ginocchio patita ieri. In avanti Mancuso e Marras saranno gli esterni, centravanti uno tra Cocco e Monachello. Se Beppi Pillon non se la passa bene, il suo collega perugino Alessandro Nesta non sta messo molto meglio, già certe le assenze dell'infortunato Bianco e dello squalificato Falasco. Nella seduta di questa mattina si è fatto male uno dei tre ex, il difensore Norbert Gjomber, che ha riportato una distorsione alla caviglia. Lui non ci sarà, mentre un altro ex, Federico Melchiorri, resta al momento in forte dubbio a causa di un problema al ginocchio che l'attaccante marchigiano si porta dietro dalla scorsa settimana e che è peggiorato dopo il match con il Benevento. Nell'intervista odierna rilasciata al Corriere dell'Umbria, Melchiorri ha detto che ci sarà, ma se ne saprà di più dopo la rifinitura di domani. Va verso il forfè anche il terzino Felicioli, direzione di gara affidata a Gersini di Genova. Intanto, a poco più di un mese dall'apertura del calciomercato di gennaio, circolano i primi rumors. Alcuni di questi riguardano Filippo Melegoni, il gioiellino di proprietà dell'Atalanta. Dopo le partite con Livorno e Brescia ad inizio stagione non ha più trovato spazio e potrebbe andare via per trasferirsi alla Juventus Under 23 con il placet della società orobica. Sirene torinesi, ma di sponda granata per José Machin. Il club di Cairo ha messo gli occhi sul pilastro del centrocampo biancazzurro e potrebbe formalizzare già a gennaio un'offerta allettante.